Cari amici, fratelli e sorelle, siamo a Natale. Il Natale è la festa della luce. Nel Natale abbiamo l'opportunità di riascoltare quel bellissimo annuncio di cui ogni cuore umano è desideroso. Oggi è nato per te, per noi, per tutti, un Salvatore. E la parola di Dio ci ricorda che il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Quel popolo erano inizialmente i pastori. Per loro rifulse la luce del Natale. Il Natale viene per dileguare la notte. Nella notte i pastori vegliavano, nella notte ritornarono alle loro occupazioni lodando e glorificando Dio. E questa indicazione della notte e delle tenebre non è solo un dato cronologico. La notte indica anche lo smarrimento, la fatica di cercare una direzione. La notte è la perdita dei punti di riferimento. La notte è anche la solitudine. Ma la notte è anche il tempo di Dio, il tempo della contemplazione, il tempo del silenzio. Nella notte acquista un maggiore significato ogni piccolo bagliore. Ecco perché l'astro nascente, il Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, rifulge nella notte antropologica, sociale, umana, affettiva e relazionale di tutti noi e viene per invadere di luce tutte le nostre povere umanità. La nostra notte viene illuminata dalla luce che è Cristo. Tutto dipende dall'incontro e dallo spazio che facciamo a questa luce. Sbagliarci su Dio, sbagliarci su Gesù, comporta l'errore madornale sulla vita, sulla morte, sugli affetti, sui legami. Sbagliarci su Dio significa sbagliarci persino su noi stessi. Vivere il Natale come invasione di divino, invasione di luce, ci aiuta anche a riscattare ogni piccolo impegno umano, rintracciando in tutti i sentieri della vita i percorsi di Dio. Gesù si fa uomo perché ognuno di noi possa farsi come Dio. La pienezza dei tempi è questa certezza che Dio ci ama nella sua bontà, nella sua misericordia. Il gesto più grande della misericordia e dell'amore di Dio è proprio l'incarnazione del suo Figlio Gesù. Oggi vi è nato un Salvatore. Sì, Gesù ci viene accanto per riscattarci dalla nostra condizione umana e per fare in modo che ogni forza, ogni impegno, ogni direzione acquista senso. Possa questo Natale essere l'occasione di una festa radiosa e di luce nella vita di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, delle nostre comunità civili ed ecclesiali. Auguri di buon Natale a tutti.